Ma dove sarà il capo? Non l'avranno mica arrestato. Quello? Ma che? Una volta a Londra ha assalito una banca. Quelli di Scotland Yard gli avevano teso una trappola. Già stava lì, con le mani in alto, appoggiato al muro. E gli sbirri stavano tutti intorno a lui. Due secondi dopo c'erano tre cadaveri. Ma lui non era uno di loro. È il miglior uomo tra Berlino e San Francisco. Sono 6 anni che lo cercano, ma non riusciranno mai a trovarlo. Non ci riusciranno, dici? I cani sono tanti, ma la lepre è una. Zitto! Accidenti! Mi impensierisce. Altre volte è sempre stato puntualissimo. Ah, meno male. Finalmente. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ma siete impazziti? Chiudete le tende. Signori, apro la seduta. Noto che tutti i capi delle organizzazioni unite sono presenti. Suppongo che ognuno di voi sia autorizzato ad impegnarsi per conto della propria organizzazione. Bene, non perdiamo tempo. Tutti sappiamo perché ci troviamo qui. Un estraneo ci guasta gli affari e la reputazione. Le misure della polizia, le retate giornaliere nel tentativo di catturare questo assassino, ostacolano la nostra attività in una misura non più sopportabile. Non si può andare avanti così, perché in nessun albergo, in nessuna pensione, in nessun locale pubblico, in nessuna casa privata siamo più al sicuro dalle mani della polizia criminale. Giustissimo. Bravo. Questa situazione deve finire. Dobbiamo assolutamente ristabilire l'ordine, altrimenti siamo finiti. Le casse della nostra organizzazione sono esaurite da tempo. Se non vogliamo dar fondo ai contributi per le mogli dei nostri colleghi, attualmente a carico dello Stato, non saprei dove prendere il denaro che serve per la preparazione e la realizzazione dei nostri piani. Inoltre perdiamo la nostra reputazione. La polizia cerca il mostro in mezzo a noi. Se nell'esercizio della mia professione io mi trovo di fronte a un poliziotto, egli sa che cosa rischia e lo so anch'io. Se uno muore nell'esercizio della sua professione, è tutto a posto. Ma tra colui che la polizia criminale ricerca e noi facciamo una grossa distinzione. Esatto. Giusto. Noi stiamo esercitando una professione perché dobbiamo continuare a vivere, ma questo mostro non ha il diritto di esistere, quindi bisogna eliminarlo, bisogna estirparlo, senza indugio e senza pietà. Signori, noi dobbiamo tornare a svolgere i nostri affari in pace, senza essere continuamente disturbati e distolti dalla polizia criminale. E adesso, dite il vostro parere, signori miei. Più severo controllo dei documenti, setacciamento di tutta la città, retate, sempre nuove, sempre più severe retate. Spie, ci servono spie. Dobbiamo conoscere le intenzioni della polizia e prevenirla ogni volta. Le donne si devono dare da fare con gli sbirri. Quante volte i nostri amici sono stati fregati perché una ragazza li ha denunciati alla polizia. Adesso invece spieranno la polizia. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder der ein Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Potremmo, attraverso le nostre conoscenze, potremmo pubblicare un articolo sui giornali dicendo che noi, le organizzazioni unite, non vogliamo essere messe nello stesso mazzo con questo delinquente, in modo che la polizia vada a cercarlo altrove. Fra noi non può esistere un essere simile. Forse si tratta di un individuo che, quando non è preso dalla mania assassina, è un povero essere innocuo, dall'aspetto borghese, incapace di fare del male a una mosca. Forse nel suo stato normale gioca con i bambini della sua padrona di casa o gioca a carte con gli amici. Senza questa, non so come definirla, innocenza privata di certi assassini, non sarebbe stato possibile
che certi famosi criminali della storia abbiano potuto vivere per anni in mezzo ad una comunità senza suscitare il minimo sospetto. Eines Verdachtes auf sich zu lenken. Certo, bisogna additare al pubblico questo aspetto. Il pubblico deve collaborare. Ma la lasci stare la collaborazione del pubblico. A sentir dire cose del genere mi viene da vomitare. Mi scusi, signor capo della polizia, ma le assicuro che è proprio così. Che vantaggi abbiamo avuto finora dalla collaborazione del pubblico? Montagne di lettere con le peggiori diffamazioni. Giustissimo. Basta che uno spazzacamino attraversi il cortile che la squadra omicidi è in allarme. È vero. Ma quando si chiedono al pubblico informazioni ragionevoli, ad un tratto tutti perdono la memoria. Non sono sicuro, non ricordo più bene, mi scusi. Collaborazione del pubblico? Ma non mi fate ridere. Io credo che lei esageri un po', signor Lohmann. Wird das ja doch wohl nicht sein. Doch, doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, das steht ja noch heute auf dem Standpunkt, was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten und fremdesten Kind auf der Straße geschieht, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Io ho un'idea. Ho conosciuto tempo fa un mago, un certo non ricordo più come si chiamava, che trovava monete e fazzoletti nascosti. Io credo che la taglia sia troppo bassa. Ah. Signor prefetto, secondo me bisognerebbe promettere una fortuna a chi trova l'assassino. Queste cose non aprono una nuova strada. Così non si risolve niente. Sì, ma allora? Dobbiamo forse aspettare che la polizia arresti quella carogna? Le difficoltà che si presentano alla scoperta di tali delitti sono, come ci ha spesso insegnato l'esperienza, immense. Perché la vittima e l'assassino molto probabilmente non si sono mai visti prima del delitto. Sono gli istinti del momento che fanno l'assassino. Si trova la vittima, se ne stabiliscono le generalità, si viene a sapere quando è stata vista per l'ultima volta e poi ci si trova di fronte a un grosso punto interrogativo. I bambini spariscono senza lasciar traccia. Und wenn man sie wiederfindet. Na. Wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter. Es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Sono già trascorsi 8 mesi da che la polizia cerca l'assassino. Se lo prendono è solo per caso. Non possiamo aspettare tanto. No. Siamo già quasi al verde. Allora, che facciamo? Lo prenderemo noi. Personalmente. Sì. Ci riusciremo. Potrebbe esserci una possibilità. Ci sarà senz'altro da qualche parte del materiale sulle persone sospette. Dato che si tratta di un grave caso patologico, sicuramente egli avrà già avuto contatti con le autorità. Dobbiamo quindi interpellare tutte le case di cura, le carceri, le cliniche per malattie nervose, i manicomi, in modo che essi collaborino con noi. Giustissimo. E che per le loro tendenze potrebbero essere identificate nell'assassino. Dobbiamo coprire la città con una rete di spie. Ogni metro quadrato deve essere messo sotto controllo continuo. Non ci deve essere bambino di questa città che faccia un passo senza che noi lo sappiamo. Va bene, ma come? E chi lo farà? Devono essere persone che possano andare dappertutto senza dare nell'occhio. Che possano seguire chiunque per la strada senza che nessuno se ne accorga. Che possano seguire ogni bambino fino in casa senza destare sospetti. Devono essere persone senza fissa dimora e che la popolazione sia ormai abituata a non notare. Ma chi? Dove le troviamo? È una parola. Ma chi andiamo a cercare?